Ben ritrovati amici appassionati di ginnastica al 105 Stadium di Genova per i campionati nazionali assoluti Trofeo Iomo di ginnastica aerobica. E per il secondo anno consecutivo il meglio di questa meravigliosa disciplina si dà appuntamento nel capoluogo regionale Ligure per una manifestazione egregiamente organizzata dalla SD Ginnastica Genova. Il calendario è fittissimo, oltre ai campionati assoluti si disputeranno anche quelli nazionali Aerodance, Aerostep 5, 6, 7, 8, Trofeo MA, allievi e allieve, il Trofeo delle Regioni, il Gran Premio d'Estate, davvero uno spettacolo incredibile per quella che è una disciplina davvero straordinaria in grandissima ascesa. Quindi di nuovo un cordiale benvenuto dal vostro Davide Ciaralli, e per commentare questa incredibile e indimenticabile giornata qui al mio fianco c'è il giudice internazionale di ginnastica aerobica Maria Gallia Mattia. Ciao Maria Gallia. Ciao Davide. Allora, che significato può avere a livello tecnico questa gara? Cosa si attende Maria Cristina Casentini, la direttrice tecnica, da questo incontro? Beh, diciamo che, come tu hai già anticipato, questa è la gara più copiosa e più interessante di tutto quanto l'anno sportivo. Vediamo qui i migliori atleti, infatti per quello che riguarda gli assoluti sono i 14 migliori atleti senior e il miglior atleta junior B, miglior atleta maschile e femminile, e i 4 migliori atleti per la categoria coppia, trio e gruppo per lo junior B. È una gara fittissima ed agguerritissima, e non dimentichiamo che è un grandissimo banco di prova per tutti quegli atleti che sono coinvolti con la nazionale di ginnastica che affronterà i prossimi mondiali nella Corea del Sud. Sì, sono proprio in partenza, in particolare gli junior per la World Age Group Competition, la settima edizione, che si svolgerà dal 13 al 15 di giugno, mentre dal 17 al 19 i piccoli lasceranno la pedana ai big per la 14esima edizione dei campionati del mondo, che si svolgeranno, come abbiamo detto, a Incheon City in Corea del Sud, quindi nel lontano oriente. Quindi facciamo intanto un grande in bocca al lupo a tutta la nazionale italiana partente per questo appuntamento. In bocca al lupo ai ragazzi, ai tecnici, allenatori e giudici, e alla nostra direttrice tecnica nazionale che sostiene la squadra in tutti i modi. Allora, senza fare particolari favoritismi, mi sembra giusto anche ricordare da chi è composta questa delegazione, così i nostri web spettatori potranno seguire con particolare attenzione le loro performance. Davide Donati, Michela Castoldi, Paolo Conti, Emanuele Caponera, Sara Natella, Giovanni Liguori e Riccardo Pentassuglia saranno accompagnati dai tecnici Gigliola Carosi e Vito Iaia e dai giudici Gloria Gastaldi, Monica Darone, naturalmente oltre a Cristina Casentini, che oltre ad essere la nostra direttrice tecnica è anche un giudice internazionale. Mentre per gli junior abbiamo Anna Bullo, Camilla Cubito, Alessia Nicotera, Alessia Ciaramidaro, Davide Nacci, Marcello Patteri e Marco Vargiu. Intanto continuano a sfilare le società impegnate quest'oggi in una gara davvero attesa. Maria Gallia, qual è la formula di questa gara? Tu hai ricordato le categorie, ma a cosa assisteremo? Oggi assisteremo alla finale, che è una finale a 8, poiché dalla semifinale si qualificano i primi 8. E chiaramente la gara lascia sempre una certa suspense, ma noi ci aspettiamo il meglio dai nostri atleti, anche perché ieri hanno fatto delle routine veramente memorabili. Tra l'altro ricordiamo gli ultimi trionfi dell'aerobica in campo internazionale, perché oltre agli European Games di Baku, dove per la prima volta l'aerobica si è affacciata in un contesto dove c'erano anche discipline olimpiche, facendo una straordinaria figura, abbiamo ottenuto l'argento con la coppia Michela Castoldi e Davide Donati, poi questo risultato bissato a livello europeo continentale nella manifestazione di categoria e anche insieme all'oro del gruppo. Quindi davvero l'Italia ha una scuola consolidata a livello internazionale, e credo che, insomma, possiamo, facendo i debiti scongiuri, possiamo dire che andremo a Incheon con grandi aspettative. Assolutamente sì. Iniziamo con il primo ginnasta, Marcello Patteri della Polisportiva Mistral, un ginnasta junior B.
giusto? Sì. E ecco lo start, seguiamo la sua esecuzione. Generalmente l'esecuzione di questo atleta è un'esecuzione molto pulita e lineare. Ha anche una parte artistica molto interessante. Ricche sono le transizioni. Tutto questo dà pregio alla routine. Precisissimo il balance doppio giro. Vedete, la routine è anche composta da movimenti acrobatici. Beh, mi sembra stato quantomeno molto energico, vero? Dal punto di vista dell'impegno, della grinta. Adesso vedremo il suo punteggio, 19,650. Un buon punteggio. Ecco, ci vuoi ricordare, a beneficio di quanti non conoscano l'aerobica, facciamo un po' di promozione, la durata della routine? Un minuto e 30 con una tolleranza di 5 secondi in più o in meno. Come la chiamate voi nell'ambiente questo un minuto e 30 in apnea? Routine. Sì, insomma, abbastanza impegnativa. Sì. Davide Donati, a livello individuale, l'abbiamo citato in coppia con Michela Castoldi, vediamo il ginnasta al futuro. Anche lui si fregia di un'esecuzione molto minuziosa e precisa. Vertical, me lo metto da un punto, che è il massimo che il nostro codice prevede, un punto per le difficoltà. Squadra Moldovan del gruppo B, eseguita senza fallo. Ricordiamo che gli elementi vanno assegnati all'atleta solo se eseguiti senza fallo. Intendiamo per questo una caduta o il toccare il pavimento con una parte del corpo, qualsiasi. Qui ha una piccola esitazione. Bene, bene, anche il ginnasta, il 22enne di Monza, il ginnasta della Delfino, e il suo 21.700, ecco, già evidenzia il livello superiore, anche se, come tu hai detto, c'è stata qualche piccola imprecisione. Esatto. Davide, che tra l'altro ha partecipato già a diverse manifestazioni internazionali, vorrei ricordare Sofia, intanto Riccardo Ventassuglia, il mondiale di Sofia nel 2012, quello di Cancun nel 2014. Adesso abbiamo il campione italiano in carica. Sì. Tra l'altro Davide Donati è arrivato secondo lo scorso anno, sì. Quindi questa è veramente la sfida fra i la migliori sfida. Due. Riccardo Pentassuglia ha un coefficiente di difficoltà molto alto, quindi più si alza il coefficiente di difficoltà e più l'esecuzione diventa rischiosa. Anche se lui ha eseguito molto bene in questa gara. Mi sembra che abbia totalizzato un 9 in esecuzione. Thank you.
Bene, anche Riccardo, ginnasta cresciuto nella ginnastica Francavilla, seguito da un campionissimo come Vito Iaia, che è stato più volte campione italiano assoluto, 22,550, nonché è un grande artefice di imprese internazionali. Salutiamo Vito, che abbiamo ricordato sarà tra i tecnici impegnati ai prossimi mondiali. Il 22enne di Francavilla Fontana, diciamo, ha messo una ulteriore ipoteca sul titolo, ma è il terzo ginnasta che può insidiarlo, è proprio Emanuele Caponera, che lo scorso anno arrivò terzo. Emanuele è un giovane atleta della società Agorà del Lazio, fa parte anche lui della nazionale con la categoria gruppo, lo vedremo in questa competizione impegnato anche nella categoria coppia con l'atleta Sara Natella. Anche la sua esecuzione è un'esecuzione molto pulita. Squadra Moldovan dal valore di 0,7 senza falli. Precisi gli arrivi nei salti. Allora, il ginnasta di Colleferro, nato il 31 dicembre del 95, che quindi ha non ancora ventenne, si è laureato campione d'Europa con il gruppo ad Elvas in Portogallo lo scorso anno, e adesso è impegnato a livello individuale con il suo 20.900, quindi nel trio di testa si classifica di nuovo al terzo posto, e quindi vedremo il prosieguo della gara, se rimarranno tali i risultati. Intanto passiamo al primo trio, Coti, Tomasoni, sono evidentemente due sorelle. Il trio che prevede la possibilità di avere donne e uomini insieme, oppure scegliere di averne tutti uomini e tutte donne, sempre comunque contrapposti nella stessa categoria. Esatto. Diciamo che per lo spettatore la categoria composta, quali la coppia, il trio e il gruppo, sono più spettacolari e interessanti. Per il giudice è molto più difficile arrivare ad un giudizio complessivo finale che sia equo, poiché purtroppo nelle categorie composte il giudice guarda chi esegue peggio, quindi se un atleta commette un errore inficia l'esecuzione di tutto il gruppo. Purtroppo sì. Anche se loro sono abbastanza precise, lavorano insieme da un po', quindi questo rende il tutto meno difficoltoso. Anche loro usano acro nella loro coreografia. Un illusion ben eseguito. Solo qualche piccola sincronia. Bene, l'apertura per il trio, anche qui insomma, il pubblico entusiasta anche di vedere più ginnasti in pedana, che è sempre un colpo d'occhio, almeno a livello 19-2,66 intanto il punteggio per il trio della Ghisalbese. Vediamo questi bellissimi replay che ci offre l'Ave Media Solution per il nostro canale YouTube. Ricordo a tutti i nostri nuovi spettatori di iscriversi alla tele della ginnastica. Intanto passiamo a Banfi Castoldi Pettinari, il trio dell'Amico Sport, che è la società, diciamo, che ultimamente vince il campionato di Serie A, sì, insomma, spesso e volentieri. Di Legnano, Amico Sport di Legnano. Spettacolari nel trio sono anche i lift. Loro una buona esecuzione.
qualche piccola sincronia. Vedete, la parte delle difficoltà si alterna con la parte artistica e questo rende l'esercizio molto bello da vedere, ma anche molto intenso a livello cardiovascolare. Interessanti sono anche le scelte musicali, diverse da società a società e da atleta ad atleta. Anche molto coinvolgente, immagino il pubblico sugli spalti, insomma, sia portato anche un pochino a muoversi vedendo queste, sì, queste bellissime esecuzioni con una base accattivante in questo caso. Vediamo il punteggio dell'Amico Sport con Michela Castoldi, abbiamo detto campionessa, vice campionessa d'Europa con la coppia. Il punteggio è di 19.766, quindi un pelino sopra, 5 decimi sopra il trio della Ghisalbese. Ed ora un altro trio dell'Amico Sport, il trio Junior B di Ciaramidaro, Cubito, Lenzini, stesso bellissimo body. Adesso ci offriranno una nuova esecuzione. Grande lavoro per Alessandra Gariboldi, la società di Dario Morelli. Anche loro hanno un'esecuzione molto buona. Elicottero allo split, movimento acrobatico. E anche per loro una squadra, un giro. Sono Junior B. Giro al vertical. Illusion. Qui sono molto precise. Posa finale anche per loro. Una buona esecuzione. Ricordiamo che sono Junior B e avevano fatto bene anche lo scorso anno giungendo terze. E vediamo adesso il punteggio della giuria, 18.950, quindi si piazzano dietro Ghisalbese, la squadra A dell'Amico Sport. Da quante persone è composta la giuria? La giuria è composta, dipende in che gara ci si trova. Tanto Ilenia Barbagallo della Ginnastica Valencia. Generalmente sono 3 giudici dell'esecuzione, 3 giudici della qualità artistica, un giudice delle difficoltà, un capogiuria. Tempo e linea. Prima ginnastica individuale donna. Buona l'esecuzione di Ilenia, molto precisa negli arrivi, da poco senior, quindi il passaggio di categoria non è mai facile, ma in questa gara lei ha fatto veramente molto bene. Una bella presentazione artistica, oltre a una musica accattivante. Thank you.
appunto ricca di transizioni questa routine. Un giro e mezzo balance, un giro al vertical, utilizza molto bene tutto lo spazio. Esecuzione la paga molto brava, vedremo adesso quanto le darà la giuria di Genova, e 27,50, insomma un bel punteggio per la ginnasta della Valencia. E c'è un'altra curiosità, tanto per spiegare meglio ai nostri ascoltatori, un significato per queste linee, questi quadrati? Sì, c'è il 7x7 e il 10x10. Il 7x7 è per gli individuali maschili e femminili delle categorie degli allievi, degli junior A. Intanto sta per partire Michela Castoldi. Il 10x10 è per i gruppi, coppie, singoli maschili e femminili. La campionessa italiana in carica che cercherà di difendere il suo titolo. Può vedere un'eccellente qualità di movimento, utilizza ogni parte del corpo. Scisso, un giro scisso, reversa lo split, molto grintosa Michela. Combination con un giro Cossack, un giro e mezzo Tarn. Continua a viaggiare per tutta la pedana ininterrottamente e questo le fa guadagnare in qualità artistica. Ottime le transizioni. Molto bene l'illusion. Però brava, che era davvero una delle migliori interpreti di questa disciplina, che ci rappresenta a livello internazionale in modo meraviglioso. Anche la sua scelta musicale, Show Must Go On, lo spettacolo deve proseguire assolutamente anche a livello internazionale. 21,250 intanto il suo punteggio, e deve continuare a lasciare il segno, ci auguriamo già a partire dal prossimo impegno mondiale. Tra l'altro campionato mondiale l'unico di quest'anno, perché le discipline olimpiche per via dei giochi non avranno l'edizione iridata, mentre l'aerobica, non essendo ancora una disciplina olimpica, avrà il suo solito appuntamento. Caponera Natella intanto per la prima coppia di questa giornata, di questa nostra sintesi. Anche Sara, come Emanuele, fa parte della società Agora del Lazio di Colleferro, in provincia di Roma, e anche lei è un atleta a livello nazionale in partenza per la Corea. Molto bella la scelta musicale di questa coppia, molto sincroni. Anche loro hanno un ottimo uso della pedana. Uno scisso. Coppia è una delle categorie più belle da vedere, perché ci sono interazioni e transizioni interessantissime. Molto
bene l'Illusion, Castelletto Finale e posizioni anche per loro. Molto bella anche la scelta musicale, questo omaggio a Gino Paoli proprio nella sua città, Genova, quindi una lunga storia d'amore, diciamo a livello sportivo per questa bella coppia, Roma Colleferro, la Ratella è classe 1996, 22-50 intanto il punteggio che insomma, è un bel punteggio iniziale. Ricordiamo anche tra Castoldi e Donati la scelta musicale è stata quella di Giulietta e Romeo, quindi comunque nella coppia c'è sempre una ricerca, sì, no, di un tema di sintonia. Tanto Clarissa Manzin di Operazione Fitness per ancora l'individuale femminile, bellissima e indimenticabile per esempio l'esibizione della coppia Giulietta Romeo al Grand Prix di Verona, My Location poteva essere più adatta, Castoldi e Donati che sono venuti veramente a deliziare la manifestazione più importante della federazione. Una giovane atleta, Clarissa, ha recentemente partecipato ad un Open in Portogallo. Chiaramente le piccole imprecisioni fanno parte, diciamo, della gara. Beh, se non ci fossero arriverebbero tutti pari merito. Esatto. Molto espressiva, anche qui la scelta musicale credo che si adatti molto bene alla personalità della ginnasta. Questo mix con Adele che sicuramente premierà questa bellissima esecuzione, 19.550 per Clarissa Manzin, il suo punteggio entrerà adesso in classifica, vedremo poi al termine quali sono le posizioni e proseguiamo questa nostra sintesi leggermente montata dall'Ave Media Solution con i giovanissimi Patteri e Fancello. Patteri l'abbiamo già visto nella prova individuale in apertura, davvero piccoli questi ginnasti Junior B, vero? Sì. 15-17 anni. Facile lavorare in coppia, anche se loro sono abbastanza affiatati, non è la prima volta che gareggiano in coppia. Doppio turn, come vedete molte sono le interazioni tra gli atleti e la routine è tanto più pregevole quante più interazioni ci sono, se parliamo di categorie composte come la coppia, il trio e il gruppo. Solo qualche piccola sincronia. Elicottero allo split della famiglia A, un giro al vertical e la posa finale. Interessante anche questa routine. Società Mistral della Sardegna. 18.500 il punteggio per questi giovanissimi. E adesso proseguiamo con un'altra coppia, stiamo per attendere la coppia della società Fitness. Eccoli qui, sì,
Bonatti Manzin, operazione fitness. Abbiamo visto già la Manzin, il suo individuale. Sì. Anche la preparazione, ecco, di due, cioè, affrontare due routine così ravvicinate, insomma, non è facile comunque preparare anche categorie diverse. Richiede un impegno energetico e mentale non indifferente. Una squadra a doppio giro, molto ben eseguita. La musica è molto coinvolgente. E loro lavorano molto bene insieme, molto buona la sincronia di coppia. E questo permette di affrontare meglio anche quelle che sono delle piccole imprecisioni. È il secondo anno consecutivo che loro lavorano insieme, con routine diverse chiaramente. Però qui c'è una variazione di stile molto divertente. L'atleta di ginnastica aerobica è un atleta evoluto e versatile, non solo tecnico ma anche coreografico. La parte artistica è molto curata, anche molto gradevole, soprattutto nella coppia, come dicevi, sì, tu, che è davvero spettacolare. Vedremo anche i gruppi fra poco, che non sono a meno. Tant'è che si parla di un possibile inserimento a livello olimpico proprio di queste categorie, sperando appunto che quanto prima il CIO riconosca quello che questa disciplina merita. Incrociamo le dita. Beh, sicuramente, insomma, l'evoluzione del movimento a livello mondiale giustificherebbe una considerazione maggiore. Intanto vediamo 19.3.50 per i due ginnasti dell'operazione fitness. Vediamo qualche elemento in questi meravigliosi replay. Molto divertente la routine e molto anche qualcosa di nuovo nei lift. Sentiamo lo speaker che annuncia Sara Natella a livello individuale femminile della ginnastica agorà. Abbiamo già ricordato che Sara è un'atleta a livello nazionale, medaglia d'oro europea con il gruppo ad Elbas. Sì. Anche per lei una Moldovan da 07, eseguita senza falli. Molto bella è anche la presenza scenica di questa atleta. Non lascia trasparire alcuna fatica. Adatta alla scelta musicale, uno scissor. Una combinazione con un giro Cossack e un air turn e mezzo giro. Ottimo l'uso dello spazio, si muove su tutto il 10x10. È un illusion free. Solo qualche piccola imprecisione di esecuzione. Per il resto una routine veramente, veramente buona. E brava la Natella, vedremo il suo punteggio, davvero un bel campionato per lei, 21.250. Ricordiamo anche le date del campionato di Serie A che si disputerà il 29 e il 30 di ottobre, sì, quindi seconda parte della stagione, secondo semestre, e grande attesa anche lì per questa gara societaria. E mentre vorrei approfittare anche per ricordare che il 19 di giugno a Brescia si disputerà la prima edizione di una Coppa del Mondo di trampolino elastico proprio qui in Italia, a Brescia appunto, in un appuntamento imperdibile che sarà trasmesso dalla RAI per quanto riguarda le finali del 19, ma il 17 e 18 le qualificazioni andranno in diretta streaming sul nostro canale YouTube. Intanto andiamo al gruppo Evolution, il primo gruppo in pedana. Per loro un lift,
Ricordiamo che il gruppo è composto da 5 atleti che possono essere misti o tutti al maschile o al contrario tutti al femminile. Per loro una squadra a doppio giro, valore 0,6. Buoni gli schieramenti, buono l'uso dello spazio. Reversal, push up. Buona anche la sincronia. Illusion. Come vedete anche nel gruppo ci sono delle interazioni interessanti. Un giro allo split. E il secondo lift. Giro al vertical, elemento della famiglia D. Interessante anche qui la scelta musicale. Doppio giro, turn. E anche per loro arriva il finale. Abbiamo detto quest'anno mondiali, ma niente europei, quindi diciamo l'anno è riservato all'appuntamento iridato, intanto 19.511. A livello europeo Cristina Casentini è il presidente del comitato tecnico di UEGHE, quindi anche insomma un'importante presenza, un contributo a livello tecnico continentale, europei, che proprio adesso hanno chiuso quelli di artistiche a Berna e si stanno per aprire settimana prossima anche gli europei di ritmica ad Olon in Israele. Tanto il gruppo di Macerata, che come anticipavi tu invece ha scelto di essere composto tutto di ragazze. 5 donne. Molto bella è la parte artistica in questo gruppo. Interessanti gli spostamenti e completo l'utilizzo della pedana. Come vedete la musica è aderente allo stile del movimento. Turn. Un giro allo split, eseguito a canone. Helicopter to push up e poi si riparte con la parte coreografica. Molto energica anche la parte conclusiva. Nelle stesse giornate in cui si disputava l'assoluto di aerobica a Genova il 4 e 5 giugno, a Pesaro andavano in scena gli assoluti di ritmica, e quindi tutti i nostri web spettatori possono andare a rivedere anche quel campionato sul nostro canale YouTube On Demand, tanto 19.088. Sì, perché la nostra teleginnastica ormai offre davvero tantissimo ai suoi appassionati, anche speciali dalle manifestazioni internazionali, quindi abbiamo visto quelle da Berna, presto avremo anche quelle da Olon in Israele, e concludiamo col gruppo dell'Amico Sport, questa bellissima sintesi che siamo riusciti a realizzare anche di questa manifestazione incredibile che riguarda appunto una disciplina bella come l'aerobica. Anche loro 5 donne con qualche junior B che nella categoria gruppo può gareggiare insieme alle senior. Buono, anzi direi più che buono l'uso dello spazio,
molta sincronia, anche loro una squadra doppio giro, valore 0,6, famiglia B, Stradola al push up, giro al vertica. Tutto quello che vediamo è frutto di un lavoro minuzioso e costante che tecnici ed allenatori ripetono giorno dopo giorno. Una combination anche per loro, Kozak al turn e un giro e mezzo turn. Come vedete affrontano la pedana da cima a fondo senza timore. Elicottero al Wenson e un Illusion da 0,7. Interessanti anche le interazioni. Con questa ultima esibizione si conclude la sintesi di questa giornata. Abbiamo adesso delle esibizioni a livello di squadre nazionali. Vale la pena quindi dare i risultati. I titoli sono stati pressoché confermati, possiamo dirlo. Intanto il 19-6 e 55, se ci c'è appunto quanto stavamo per dire, perché a livello femminile si impone Michela Castoldi su Sara Natella e Ilenia Barbagallo, poi abbiamo Riccardo Pentassuglia, Davide Donati ed Emanuele Caponera, ed ora Anna Bullo in un'esibizione. Anna Bullo che ci farà vedere adesso questa routine nazionale, insomma. Sì, che presenterà i prossimi campionati del mondo. Molto dinamica la routine. Anche lei molto molto presente in pedana. Un giro, vediamo che lei è una junior B, giro al vertica, un straddle, illusion da 0,7 anche per lei, continua a muoversi sulla pedana. Come vedete ogni atleta sceglie delle musiche che sono completamente diverse rispetto a quello precedente. Elicottero allo split e anche lei si prepara alla fine. Bellissima anche questa esibizione, ricordiamo fuori gara. E come tutti gli anni, anche quest'anno era in palio il trofeo Peppino Artiaco, indimenticato e indimenticabile dirigente della federazione, è stato vicepresidente nazionale, è stato vinto il titolo da Pentassuglia ancora una volta come migliore esecuzione. Appunto, il trofeo veniva attribuito alla ginnasta che avesse ottenuto la migliore esecuzione con 9 punti esatti. Intanto ci vediamo la coppia Castoldi-Donati che ci andrà a rappresentare i prossimi mondiali, vice campioni d'Europa. Moldovan, perfettamente eseguita. Anche qui una musica memorabile. Ottima la combination, ottima la sincronia tra questi due atleti. Lavorano all'unisono, reverse to split. Mi auguro che la giuria internazionale premi questa scelta musicale bellissima e raffinatissima. Il movimento è adiacente alla musica in maniera perfetta.
perché per loro una combination, cosa con un giro e mezzo turn, ottimo l'uso dello spazio. Lucian da 0,7, per loro il lift. Molto, molto caratterizzante questa routine. È anche un bel modo per festeggiare il suo quarto titolo assoluto consecutivo per Michela Castoldi, a livello individuale naturalmente, e vedremo presto insomma questa coppia farsi onore nel lontano oriente con la delegazione guidata dal vicepresidente Rosario Pitton. E ancora grande, grande attesa, un grande in bocca al lupo per tutti questi ragazzi che dovranno affrontare un lungo viaggio. E la coppia principale da affrontare sono gli spagnoli, ci sono diverse realtà, la Romania che possono insidiare, insomma. Anche la Cina, la Russia. Vediamo adesso il primo gruppo, il gruppo junior nazionale. Ricordiamo ancora un'esibizione fuori gara, il piacere di tutti coloro che sono stati presenti al 105 Stadium di Genova. Sottolineo il fatto che questi ragazzi si allenano tantissimo e gli allenamenti sono oltre che faticosi per la qualità tecnica ma anche dispendiosi a livello energetico, perché abitano in città diverse, dalla Lombardia al Piemonte, alla Sardegna, quindi immaginate il viaggio solo per poter affrontare poi l'allenamento. Molto particolare la scelta musicale, anche per loro una squadra un giro. Doppio turn, guardate come ogni atleta esegue un movimento diverso e in completa armonia con l'altro. Straddle, jump. Giro al vertical. Si preparano anche loro per il lift e la cosa finale. Buona prestazione. Adesso grande finale con il gruppo Senior A, campioni d'Europa in carica. Hanno fatto i ginnasti con lo scudetto dell'Italia. Lasciare la pedana per lasciare il posto ai colleghi più grandi. Abbiamo ricordato il Riccardo Bentastudia, campione italiano individuale per il terzo anno consecutivo, davvero un periodo importante di dominio di questo ginnasta pugliese che ha un grande maestro come Vito Iaia, che ha dominato a lungo il palcoscenico italiano e non solo. Intanto appunto il gruppo senior A italiano. Posizione iniziale. Anche qui la precisione dei movimenti e la sincronia è notevole, fa da padrone in questa routine. Una Moldovan, due giri, valore 0,7. La musica è importante, un tema che supporta la routine molto forte. Vai cal push up in combinazione con Efraim Wenson, che per loro un doppio lift. Sono molto sincroni tra di loro, allenandosi anche loro con molta fatica in posti diversi dell'Italia. Abbiamo un po' tutta l'Italia, abbiamo il sud, il centro e il nord. Uno scissor, un giro scissor.
giro Kozak in combinazione con doppio air turn e poi di nuovo in preparazione per un finale assolutamente illusion, che lieve imprecisione, lift finale con Emanuele Caponera. Allora ricordiamo di questi straordinari interpreti: Davide Donati, Michela Castoldi, Paolo Conti, Emanuele Caponera e Sara Natella, come ricordavi tu, Delfino, Amico Sport, Evolution, Agorà, abbiamo Nord, Centro, Sud, cioè tutta l'Italia rappresentata in questo meraviglioso gruppo, devo dire anche molto belli body, una scelta azzeccata, davvero competitiva a tutti i livelli, estetici e tecnici, per i prossimi campionati del mondo di Incheon in Corea. Capodelegazione Rosario Pinton accompagnerà questi ragazzi in una nuova avventura, siamo sicuri che ci faranno fare una bellissima figura. Assolutamente sì. Si parla tanto dell'inizio dei campionati d'Europa, adesso di calcio, ma ricordiamo che lo sport è bello tutto, e intanto vediamo le classifiche che avevamo anticipato, quindi un grande in bocca al lupo sia all'aerobica che alla ritmica impegnata invece negli europei di Olon in Israele. Intanto sorridente Riccardo Pentastud con il suo terzo titolo consecutivo, e vogliamo anche ricordare che insomma qui a Genova, che aveva già ospitato in passato delle belle edizioni nel 2006 e nel 2007 dei campionati italiani assoluti, ci sono state tante altre manifestazioni che abbiamo citato e ricordato all'inizio della nostra telecronaca: campionato nazionale Aerodance, Aerostep 5, 6, 7, 8, trofeo Ma Allievi, Allieve, trofeo delle regioni, Gran Premio d'estate. Tutte le classifiche sono disponibili sul sito della Federazione Ginnastica d'Italia. Vogliamo solo dare il risultato del trofeo delle regioni con la Lombardia che si aggiudica il titolo con 55 punti davanti a Sardegna, seconda con 54, e Piemonte al terzo posto con 53. A seguire Campania, Marche e Lazio. Intanto vediamo la coppia: Caponera Natella si impone su Bonatti Manzin, Fancello Patteri. Intanto le premiazioni con consigliere federale Musso, il vicepresidente Pitton, presenti naturalmente anche il padrone di casa, il presidente del comitato Liguria, il professor Raiola, e il presidente del comitato regionale Figi Lazio, Paolo Pasqualoni. Passiamo alla classifica del trio: Banfi, Castoldi, Pettinari si aggiudicano il titolo davanti a Coti, Tommasoni, Tommasoni, e al terzo posto Ciarramidaro, Cubito, Lenzini. Ecco qui i belli volti sorridenti delle campionesse, e Banfi, Castoldi, Pettinari, mentre tra poco vedremo il gruppo affollatissimo: Banfi, Castoldi, Pettinari, Ciarramidaro, Lenzini, Cubito, e anche gli altri due gruppi dell'Evolution Macerata, che naturalmente sono nelle individualità indicate nelle classifiche. Io ringrazio Maria Gallia Mattia per questa bellissima avventura. Grazie a te. In bocca al lupo a tutti per Incheon. Testa, cuore, gamba. In bocca al lupo.